A Trieste. Questo spazio è realizzato in collaborazione con Fondazione CR Trieste. Rientriamo in studio con Trieste in diretta, staremo assieme fino alle 18.32. Nella seconda parte incontreremo Emanuele Cristelli di Trieste, di Progettiamo Trieste, per parlare di un'iniziativa che si chiama Trieste Riparte. Nella prima parte siamo in compagnia del rettore dell'Università di Trieste, il professor Roberto Di Lenarda, che io ringrazio per essersi collegato con noi. Buonasera professore. Buonasera a tutti voi. Perfetto, ecco, dopo la prova audio io sono già più sollevato, perché oggettivamente per noi il collegamento via Skype, almeno per me, sembra ancora qualcosa di stregonesco. Per voi invece è uno dei modi, professore, attraverso il quale l'università ha potuto, come dire, adesso trovare il termine magari un po' complesso, ma comunque ha potuto lavorare, continuare il proprio lavoro anche in questi momenti di emergenza. Certo, sì. E quando si è determinata il cosiddetto lockdown, ci siamo trovati davanti a un bivio, nel senso che da un giorno all'altro abbiamo dovuto sospendere completamente tutta l'attività didattica. Questo, trattandosi di una fase centrale dell'anno accademico, quindi con tutti i corsi attivati. Certo, perché ricordiamoci che era fine febbraio, inizio marzo. Esatto, quindi era in pieno inizio del secondo semestre. Questo oggettivamente ci ha messo in grande difficoltà, anche perché perdere un mese rischiava di far perdere un semestre e quindi tutto quello che si porta dietro in termini di laurea e quant'altro. Devo dire che l'apparato tecnico, ma gli stessi docenti, gli stessi studenti, che spesso sono stati i veri nativi digitali, che hanno insegnato a volte a noi vecchietti a prendere possesso di questa nuova tecnologia, siamo riusciti a mettere in piedi tecnologicamente un sistema che funziona, di cui avevamo già la disponibilità, però che non avevamo sostanzialmente mai testato in questi termini, con questi volumi, e nell'arco di una settimana tutta l'attività didattica, tranne i tirocini e i laboratori per ovvi motivi, è stata riversata sulla teledidattica. Ci sono stati mille problemi da gestire, non ultimo il problema della gestione della privacy, di tutte le problematiche collegate a questo, però devo dire che il sistema ha risposto molto bene e siamo assolutamente a regime, sia con la didattica che con gli esami, che con le lauree e gli esami di Stato. Beh, quando appunto si è verificato il lockdown, è vero anche che, come dire, noi non ci siamo meravigliati del fatto che l'università scegliesse appunto di proseguire con questo tipo di didattica, nel senso che magari anche grazie a tutte le volte che abbiamo avuto ospiti, docenti, eccetera, si era capito che appunto l'università era comunque abituata a procedere, diciamo, attraverso Skype o attraverso altri strumenti del genere, magari per i confronti all'interno dei vari progetti in cui appunto l'Ateneo era impegnato. Quindi a noi non era sembrato nemmeno una cosa eccessivamente complicata. In realtà mi pare di capire che era leggermente più complicata di quanto noi potessimo immaginare, quantomeno per avviarla, o quantomeno per avviarla su scala più ampia di quanto poteva essere appunto per una serie di conferenze o anche magari per una lezione o poco più. Non c'è dubbio. Allora, che il supporto, diciamo, della didattica a distanza fosse sviluppato da anni è noto. Tutta la piattaforma Moodle, ma non solo, ma anche moltissime esperienze di teledidattica erano, diciamo, nella disponibilità di gran parte dei docenti. La difficoltà è stata riuscire a mettere in piedi un sistema univoco per cui tutti gli studenti
potessero accedere in modo sicuro, standardizzato, controllato a un'unica modalità di fornitura della didattica. E c'è stato un problema tecnico legato all'aumento enorme di utilizzo di banda. Allora, noi in Friuli Ah, Venezia certo, Giulia sì. abbiamo un sistema telematico ad altissima funzionalità. Però, solo per fare un esempio, il lunedì della seconda settimana, quando hanno cominciato ad andare diciamo, in teledidattica tutta Europa, Microsoft Mondo è andato in crash. Ah, no. Proprio perché l'aumento del carico di dati trasferiti è stato enorme. Consideri che noi colleghiamo sostanzialmente fino a 10.000 persone in contemporanea, con audio, video, filmati, per cui c'è un peso anche proprio di trasformazione e di trasferimento dati enorme. C'è stato un problema importante di costruzione di meccanismi anche dal punto di vista amministrativo e legale corretti. Non dimentichiamo che l'esame di profitto è un atto pubblico, è un Certo. atto che deve seguire per non rischiare di essere invalidato da regole ferree che vanno dalla composizione della commissione alla possibilità che la commissione, anch'essa in remoto, perché anche i membri della commissione non sono presenti nella stessa aula. D'altra parte deve essere tracciato tutto il percorso. Per cui è stato un sistema complesso che nel momento in cui abbiamo cominciato a fare le lauree e gli esami di Stato ha assunto un'ulteriore valenza di tipo valoriale dal punto di vista del valore dei titoli di studio, per cui non è stato incontrarsi attraverso il video o fare una chat la sera con un amico, ma emettere un sistema molto molto complesso. E devo dire che penso sia andata bene, anche i riscontri degli studenti sono molto buoni. Posso fare una domanda? È più una curiosità. Ho provato a farla ad un mio amico che è anche lui docente universitario, ma alla Cattolica di Milano, e ha un po' eluso, se devo essere sincero, la questione. Come si fa a controllare durante un esame che ne so, il candidato non abbia a disposizione, non so, appunti o cose del genere? Può essere una Allora, domanda stupida, ma mi no, incuriosisce, ecco, insomma. assolutamente, è uno dei problemi che abbiamo dovuto affrontare. Distinguerei il tema in due, esami orali e esami scritti. Allora, non per presunzione, ma durante un esame orale, quando si guarda uno studente negli occhi e quando si vede anche banalmente, il suo approccio alla risposta, è relativamente facile capire se c'è qualcuno dietro lo Sì, schermo sì, 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 sì. che suggerisce o altro. Il tema degli iscritti è un tema molto più rilevante, molto più delicato. Infatti, è un tema che ad oggi non è ancora risolto, ma in nessuna parte d'Italia in senso assoluto. I sistemi che sono più avanzati prevedono sostanzialmente due cose. La prima è quella di avere almeno due device a disposizione, che vuol dire lo schermo del computer davanti al quale è lo studente e un telefonino che riprende studente e computer. Ah, ho Il capito. problema, tutt'altro che banale, è che noi non possiamo pretendere che ogni studente abbia due dispositivi a disposizione. E abbiamo già un grosso problema di digital divide, non possiamo ulteriormente implementarlo perché dobbiamo anche stare molto attenti a mettere nelle condizioni tutti di poter sostenere adeguatamente gli esami. Prego, 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 prego. Dopodiché il secondo tema con cui è stato risolto questo problema sono dei sistemi cosiddetti proctoring, cioè vuol dire che ci sono dei sistemi complessi per cui i ragazzi vengono sottoposti a una valutazione attraverso dei sistemi di intelligenza artificiale
che valutano la probabilità che alcuni comportamenti degli studenti, muovere gli occhi, guardarsi intorno, possono essere associati a copiature. Però questo è un problema di rispetto della privacy enorme, perché queste Certo. società sono tutte americane, a parte che costano Sì. una follia, onestamente. E quindi va contro un pochino la filosofia. Peraltro, se uno vuole copiare, può copiare anche in presenza. Sì, certo. Noi abbiamo ipotizzato e abbiamo voluto dare un segnale, da un lato di favorire quanto più possibile gli esami orali, per il motivo che abbiamo detto, dall'altro lato di creare un sistema sostenibile, sottolineando anche l'importanza del valore etico del momento della valutazione con gli studenti, e comunque riservandoci, ove ci fossero dei dubbi, di integrare l'esame scritto con un esame Ho orale. capito. Riteniamo che questo ci metta in condizioni di relativa tranquillità. Io sempre ricordo comunque una volta quando feci l'esame di latino e il professor Martina mi lasciò tenere tutti i miei appunti, quindi con tutte quante le traduzioni che io avevo fatto sui libri dove avevo studiato, perché diceva questi sono i suoi strumenti di lavoro, è giusto che lei faccia l'esame utilizzando i suoi strumenti di lavoro. Probabilmente per dire anche che tu abbia, se tu non hai capito la questione, tu puoi avere tutti gli aiuti che vuoi, ma devi capirlo da te, ecco, insomma, questa. Dipende come è costituito e Sì, come è anche costruito l'esame, dipende qual è vero. l'obiettivo Certo. È più dell'esame, facile una discussione di laurea in tal senso, oggettivamente, da questo punto di sì, vista. perché la discussione di una laurea è la presentazione di un lavoro, per cui che sia sperimentale o compilativo, comunque una presentazione a cui segue la discussione. Ecco, la parte della discussione è più vicina al momento dell'esame, ma la presentazione è relativamente più semplice. Devo dire che vedere questi ragazzi da casa, dalla cucina, dal salotto, con le stesse emozioni che provano nel momento in cui sono davanti a 200 persone che li applaudono in una commissione schierata, devo dire che comunque colpisce. Ed è per questo che, scusi, come abbiamo detto più volte, quando sarà possibile, veramente abbiamo promesso ai nostri ragazzi che Di faremo fare la. enorme festa, perché hanno diritto di essere festeggiati come meritano. E ci sono, professore, per chiudere il discorso sulle lezioni a distanza, eccetera, ci sono immagino del resto l'ho anticipato anche lei in qualche modo, delle materie, diciamo forse anche addirittura dei dipartimenti dove è più facile procedere, in questo modo e altri dove immagino sia più difficile, desumo. Certo, allora, un primo elemento è l'elemento legato alla parte non frontale della didattica. È chiaro che in un dipartimento di chimica la quota di insegnamento pratico in laboratorio è fondamentale, in un dipartimento di medicina il tirocinio clinico è fondamentale. È chiaro che questo ha un impatto notevole, e su questo abbiamo fatto un enorme sforzo di trasformare la quota possibile in attività di formativa a distanza, però è indubbio che dovremo recuperare una parte di formazione che non abbiamo potuto fare, e ci stiamo lavorando. Per quanto riguarda l'attività didattica frontale, con gli strumenti che abbiamo attualmente, è relativamente vicariabile sempre, perché anche il docente di chimica o Sì. di ingegneria che deve fare una dimostrazione la scrive sul tablet e i ragazzi la vedono. Diverso invece è l'esame, perché fare un esame in Certo. cui un ragazzo deve fare una dimostrazione è quello sì che è veramente complesso da farlo a livello orale, per cui ci sono delle diversificazioni. D'altra parte, però, si può anche in qualche modo immaginare, sempre senza generalizzare, che magari la predisposizione naturale del docente di area scientifica o biomedica all'utilizzo di queste tecnologie è un pochino più avanzata Sì. dello studioso di sociologia o di lingue, Certo. per cui in qualche modo le cose si compensano. Ma voi fate, cioè le lezioni, diciamo così, a distanza avvengono in diretta, diciamo così, o tutte? Allora, non sono tutte, noi abbiamo dato indicazioni per quanto possibile, quindi compatibilmente con la disponibilità di rete e quant'altro, di farle in diretta, cioè in diretta, Sì. e in più anche di registrarle per lasciarle a disposizione degli Ah, ecco. studenti.
che non possono avere, non hanno accesso. In alcuni casi, soprattutto per qualche piccola parte di qualche corso, invece, vengono registrate le lezioni che sono messe a A disposizione degli studenti. disposizione. Però primariamente facciamo lezioni in diretta anche perché c'è il valore aggiunto dell'interazione, no? Sì, difatti, e questo è quello che parecchi miei amici che sono docenti dicono: effettivamente ti rendi conto di quanto sia importante il riscontro immediato con gli studenti, eccetera. Perché adesso detta così, ma non per sminuire, anche i docenti in qualche modo vanno in scena, no? Nel senso, e captano le reazioni dell'uditorio. Le posso dire, questo è molto vero, il non avere, perché a volte per il motivo che dicevo, vi parlavo prima, cioè della difficoltà di riuscire a sostenere una banda troppo ampia di segnale, noi chiediamo agli studenti di chiudere le loro telecamere, però la sensazione di parlare e di non avere proprio il riscontro dell'occhio dello studente, della faccia che ti fa capire se ti stai spiegando o meno, non hai un feedback che è fondamentale per fare dire. Per cui noi stessi siamo i primi a continuare a chiedere ai ragazzi: capite, non capite, però due elementi credo interessanti su cui ci siamo trovati d'accordo in molti sono: uno, che mediamente il numero di studenti a lezione telematica è maggiore del numero di studenti che avevamo prima in aula, e la seconda, che in molti casi, soprattutto nei corsi ampi, cioè ad ampia numerosità, i ragazzi, soprattutto i primi anni, sono meno inibiti a porre la domanda, si sentono un po' liberi, per cui paradossalmente l'interazione per certi versi può essere più difficile tecnicamente per il ritardo del segnale, quanto si vuole, però più facile dal punto di vista psicologico. E le chiedo, vediamo se riesco a porre la domanda in termini, come diceva Peter Sellers in un film, chiari in mia mente prima di tutto. Immagino che in ogni caso ci siano dei settori, diciamo così, dell'università che non riguardano la didattica, forse sono, quei settori, come posso dire, meno dietro le quinte, non saprei nemmeno io come definirli, che comunque più di altri risentono di questo momento, no? Immagino. Non so, posso pensare, che so, tipo le case dello studente che in questo periodo sono vuote. Lì che tipo di problematica si ha? Perché un conto è, immagino, io mi ricordo che noi siamo visti, credo, uno dei primi giorni del lockdown e faceva una certa impressione vedere, non tanto la biblioteca, per esempio, deserta, perché delle volte magari anche la sala grande dell'università, tipo delle volte di pomeriggio, magari era meno frequentata che non di mattina, eccetera. Quindi, cioè, quello non mi aveva colpito più di tanto, mi aveva colpito molto la biblioteca, chiusa e con le luci spente, soprattutto. Però voglio dire, immagino, appunto, per esempio, che la casa dello studente, appunto, è vuota, desumo anche la mente, cioè, questo tipo di problemi, come li risolvete? O quantomeno andiamo alla radice, che tipo di problematiche rappresentano? Beh, sono problematiche assolutamente significative. In realtà la casa dello studente non ha mai chiuso, Capito. per fortuna, esattamente come non ha mai chiuso l'ex ospedale militare. Questo è stato Ah, fondamentale. ecco, chiariamo questo perché forse qui ho equivocato anch'io allora. Ok. C'è stato un momento in cui sembrava che alcune norme nazionali indicassero la necessità di chiudere queste, diciamo, l'ospitalità per gli studenti. E tra l'altro questa scelta che è stata fatta in molti paesi europei ha messo in grande difficoltà alcuni ragazzi che erano in Erasmus, perché si sono Sì. trovati in un altro paese buttati fuori dal posto in cui dovevano dormire e senza mezzi di trasporto. Per cui è stato un problema che abbiamo gestito, credo, accettabilmente bene, però in condizioni difficili. È rimasto aperto l'ex ospedale militare, è rimasta aperta Sono le case dello studente. perché molti ragazzi sono rimasti bloccati qui.
a molti ragazzi che provenivano dalle zone a maggior rischio, noi stessi abbiamo consigliato di restare in una zona che comunque era a minor rischio. Per cui la casa dello studente ha sempre funzionato. Quello che per effetto delle norme di legge non ha potuto funzionare invece sono le mense. A questo punto i bar che sono chiusi come sono chiusi nelle città. Non si è ripreso ancora l'asporto anche perché la numerosità delle persone era limitato da questa settimana e a maggior ragione noi riteniamo dal 18, in cui riprende, speriamo, l'attività di ricerca, se non succede nulla dal punto di vista epidemiologico nei prossimi giorni, direi quasi a ritmo pieno, il problema della mensa ad oggi è vincolato alla possibilità di riapertura, quindi come i ristoranti, per capirsi, e dell'applicazione di tutte le norme di Anche sicurezza, vuol lì, dire certo. aumento, programmazione. E quant'altro. La biblioteca, alcune biblioteche sono state riaperte la scorsa settimana, col 18 di maggio le riapriremo tutte, anche in questo caso lo faremo diciamo riducendo la numerosità delle persone che possono entrare, stiamo facendo le simulazioni adesso, ma stimiamo di ridurre a un sesto la capienza. Essendoci molto meno, cioè dove stavano 600 studenti, ne faremo entrare 100. Essendo molti meno gli studenti presenti in sede, riteniamo che sia sufficiente. Biblioteche che saranno utilizzate non per andare a studiare, ma per consultazione. Quindi, col 18 di maggio riparte la ricerca, riparte quasi completamente la possibilità di ritiro volumi e di consultazione. E finiamo tutto il semestre con la didattica a distanza e ci prepariamo anche con qualche strumento digitale innovativo, speriamo, per la ripartenza di settembre, che sarà una bella sfida. Lei, ci siamo visti all'inizio di questa settimana, no? E parlando, soprattutto del numero importante di studenti che arrivano da fuori Trieste, da fuori regione e anche dall'estero, lei ha detto che loro sono quelli che, diciamo, risentono anche economicamente di più della situazione. Lei ha detto che forse lì sarà necessario anche un sostegno da parte dello Stato o da parte di chi potrà intervenire. Certo, noi limitatamente a quelle che sono le possibilità di un'università e del budget che, come ben sappiamo, è in riduzione continua da 10 anni, e università che comunque sta andando incontro a spese importanti. Faccio solo un esempio. La stima del maggior costo che l'università, come altri enti, ma noi ovviamente abbiamo i dati relativi a noi, dovrà sostenere solo per l'aumento della frequenza e della tipologia di igienizzazioni, sanificazioni e pulizie, è stimata in 200.000 euro dal 1 maggio al 31 dicembre. È chiaro che in un momento in cui le risorse sono finite, questo comincia a diventare un problema. Questo nonostante questo, siamo riusciti a posticipare il pagamento delle tasse e riusciremo a ridurre l'entità della prima rata per il prossimo anno accademico con riversamento l'anno successivo. Quello su cui stiamo lavorando anche col ministro, che anche recentemente l'ha riconfermato, adesso dobbiamo vedere come si concretizzerà, è l'importanza che il governo si faccia carico di un forte sostegno allo studio, sostanzialmente che si può identificare nell'ampliamento della no tax area, cioè della quota del livello di reddito al di sotto del quale uno Capito. studente non paga le tasse, ma anche di una politica generale di sostegno allo studio, perché sostegno allo studio è trasporti, sostegno di studio è alloggi, sostegno di studio è mense, per cui ci vuole una politica a 360 gradi. È chiaro che il momento è difficile perché lo Stato già aveva pochi soldi prima e ne ha ancora meno adesso. Però si sta facendo uno sforzo in tanti campi. Credo che sarebbe miope, come dicevamo appunto pochi giorni fa, sarebbe molto miope se noi perdessimo una generazione o comunque una coorte di ragazzi che dovessero rinunciare ad andare all'università, perché abbiamo già molti pochi laureati, molti meno in Europa. Sarebbe un danno per loro, ma per tutto il paese. Per cui confidiamo che si possa fare molto.
Il direttore della SIS l'altro giorno aveva lanciato una specie di, come posso dire, di polemica, insomma, credo che nel frattempo sia anche rientrata, ma insomma, sullo scarso coinvolgimento di alcune istituzioni scientifiche cittadine per quanto riguarda il contributo che esse possono fornire alla ricerca o allo studio proprio del virus, eccetera. Non le chiedo di entrare nella polemica, ma giusto se vuole commentare questa affermazione. Sono amico del professor Ruffo, gli voglio bene, collaboriamo molto bene. E devo dire però che avendo nella mia vita avuto ruoli di coordinamento di sistemi complessi quali tipicamente il mondo della sanità, ho ben chiara la difficoltà di una gestione di un momento straordinario come questo. Credo che le istituzioni universitarie abbiano il dovere di mettersi a disposizione con le proprie competenze, e lo abbiamo fatto, l'abbiamo fatto SIS, stiamo lavorando bene insieme. Credo però che in questo momento serva una forte unità di intenti, una forte capacità di coesione, quindi bisogna lavorare per unire, per collaborare. Ci sarà tempo e modo di fare le valutazioni, ma onestamente non mi sento di poter dire che si possa imputare qualcosa a qualcuno. Tutti stanno facendo il massimo possibile e diamo riconoscimento a chi non si sta risparmiando a tutti i livelli per tenere testa a una situazione che definire eccezionale è quasi limitativa. Siamo arrivati già verso la conclusione, veramente è stato rapidissimo questo nostro incontro. Le volevo chiedere una curiosità che mi è stata sollecitata da un telespettatore prima che ha chiamato in redazione, alla quale, vabbè, questo posso dirlo, anche delle volte noi diciamo rispondiamo o non rispondiamo, perché delle volte, beh, insomma, questo telespettatore chiedeva se partendo dall'utilizzo delle mascherine, insomma tutte le, diciamo, polemiche, indicazioni che ci sono state, questo telespettatore diceva: se si adoperano due mascherine, una messa al contrario dell'altra, ci si protegge di più o no? A parte che poi le orecchie hanno un problema, insomma, io già con una, devo dire la verità, mi sembra delle volte, quando vedo la mia ombra, di essere Andreotti, però a parte questo, che potrebbe essere una battuta, ma ha un senso la domanda, oppure una sorta di eccesso di zelo? Qualunque domanda ha senso. Allora, bisogna partire da un presupposto. Se, e purtroppo non sempre avviene, e più io non ho tanto tempo per girare per la città e poi ritengo che sia giusto stare a casa, però sempre di più si vedono persone senza mascherine. Questo è un errore grave oggi. È un errore grave tenere la mascherina in modo scorretto ed è un errore grave non usarla, perché oggi, come dicevo prima, è nelle nostri comportamenti l'andamento dell'epidemia per le prossime settimane. E se tutti utilizzassero le mascherine, il problema non si porrebbe, perché la capacità di filtrazione di una mascherina chirurgica in uscita è buonissima. Per cui, se si sta a una distanza anche di un metro con una mascherina chirurgica, è più che sufficiente. La capacità filtrante della mascherina chirurgica non dipende dal senso con cui si applica. Non è che se io metto la mascherina all'opposto cambia. Sì, ho capito. Ove fosse necessario una protezione maggiore per motivazioni legate ad esempio ad attività professionali o di alto rischio, a questo punto bisogna cambiare tipo di mascherina, ma ci sono delle indicazioni molto precise da parte delle istituzioni scientifiche. A questo punto si utilizzano le mascherine cosiddette, le avrete sentite nominare, FFP2 o P3, però ogni dispositivo di protezione individuale deve essere utilizzato per le indicazioni per il quale è prodotto ed è certificato. Non andiamo a inventarci cose che dopo... Sì, poi appunto. No, era una curiosità. Ma è importante invece che se tutti le usano, va benissimo, certo, la mascherina chirurgica. Ecco, quindi
sentiamo. È più sufficiente. Ancora una domanda, professor Di Leonarda, che è arrivata via SMS, credo che lei non l'abbia vista, io ho fatto solo in tempo a leggerla. E diceva, anche qui credo sia una curiosità comunque, se un ragazzo per esempio non aveva il computer, non era dotato di computer, quindi per seguire le lezioni eccetera, deve comunque pagare le tasse universitarie? Come funziona? Come penso che avrete anche in qualche... Io so che in alcuni casi sono stati anche... Credo l'hanno fatto le scuole magari, ma non so, in alcuni casi alcune scuole hanno fornito dei computer ai ragazzi che non li avessero, eccetera. In questo senso, così chiudiamo con la domanda d'apertura praticamente, come vi siete in qualche modo regolati? A parte che non serve il computer, basta anche un telefonino per poter seguire le lezioni, o un tablet, un telefonino. Però il problema di qualche ragazzo che non ha a disposizione uno qualsiasi di questi strumenti oggettivamente c'è, ed è proprio quel digital divide di cui parlavo prima. Noi, e come noi, nessun altro Ateneo è stato in grado, visto la numerosità e vista la tempistica del lockdown, è stato in grado di, diciamo, di fornire lo strumento. Mario, è chiaro che comunque in una prospettiva futura questo sarà un tema assolutamente da approfondire. Professore, grazie davvero per essere stato con noi, come sempre è molto gentile, buon lavoro e arrivederci. Grazie a voi, arrivederci. Adesso chiudiamo il collegamento, io ripeterò sempre in questo modo che è un po' brusco per dire la verità, perché uno ti vede, a un certo punto non ti vede più, a me non piace, però non ci sono altri modi. La saluto così e andiamo in pubblicità e poi torniamo per parlare del progetto Trieste Riparte. R Trieste. Rientriamo in studio, siamo collegati come potete già vedere con il dottor Emanuele Cristelli di Progettiamo Trieste, con il quale parliamo del progetto Trieste Riparte. Grazie intanto per il collegamento, l'audio funziona, facciamo giusto una prova, perfetto, così, sentite? Perfetto. Così sto tranquillo anch'io. Allora, intanto prima di parlare di Trieste Riparte, ricordiamo un po' che cos'è Progettiamo Trieste, perché ne abbiamo parlato un paio di volte, però insomma giova giusto un attimo ricordarlo. Assolutamente. Allora, intanto ringrazio Tele4 perché ci ospitano sempre quando proponiamo delle iniziative utili alla cittadinanza. E io sono il presidente, cosa dire di Progettiamo Trieste? Progettiamo Trieste è un'associazione di cittadinanza attiva, giovanile, che è nata nel 2016 e è nata con un obiettivo fondamentale, quello di dare un orizzonte alla città di Trieste, soprattutto dal punto di vista dei giovani che vivevano a Trieste, sono venuti a viverci, l'hanno scelta come città in cui formarsi, crescere, diventare, chi lo sa, imprenditori, lavoratori, e vogliono in qualche modo accompagnare i processi di cambiamento della città in maniera partecipata, con chi ha interessi nella città, chi è con le parti sociali, con le istituzioni, e provare a trovare delle soluzioni innovative che guardino al progresso, no? Quindi a una città più smart, a una città in grado di guardare alle opportunità che ha, penso a Porto Vecchio, e a una città anche più verde, ovviamente. E questo lo fa sempre coinvolgendo tutti gli attori cittadini e non calando dall'alto delle soluzioni, ma utilizzando il confronto partecipato. Ecco, quindi questo è il progettiamo di resta. Voi che siete appunto giovani, lavorare in una città come Trieste, che passa, perché anche qui Trieste è una città stranissima sotto certi punti di vista, che in alcuni casi persino potrebbe sorprendere, no? Nel senso, Trieste è una città che passa per essere una città, se non di anziani, quantomeno, diciamo, conservatrice sotto certi punti di vista. Certo. È veramente così, oppure, come dire, ce la raccontiamo noi e magari voi che la vivete da un altro punto di vista riuscite un pochettino ad averne un'altra idea? Ma guarda, è la domanda che, diciamo, ci si pone quasi ogni giorno quando mettiamo in atto le nostre attività, nel senso che noi siamo un'associazione di almeno quasi ormai 100 membri
di cui una buona parte, non la metà, però quasi, sono persone che sono venute da fuori Trieste. Sì. E questo io lo credo sia un plus, in quanto dà una prospettiva sì, perché potete, sì, certo. E posso assicurare che questo mix di persone autoctone, persone che sono venute da fuori, ha permesso all'associazione di un po' esplorare quelle potenzialità inespresse della città. Perché sì, c'è una componente di un po' autocondanna rispetto a un passato, rispetto a una visione localistica, la piccola Trieste, no? Avrebbe detto qualcuno. Dal nostro punto di vista non è così. Non è così per vari motivi, perché Trieste è al centro d'Europa. Trieste è potenzialmente al centro di nuovi canali economici che non sono, sono inesplorati. Ha una città che è una città che è universitaria, non solo una città con università. Quindi tutto ciò che ne diviene, ricerca, studi, aggregazione. C'è un'area di ricerca che spesso non viene percepita abbastanza dalla cittadinanza, neanche dal punto di vista dell'indotto che crea. Insomma, c'è tutta una serie di potenziali espresse, di mondi che lavorano a Trieste, creano innovazione, creano benessere e creano progresso, ma che in piccola parte non viene percepita. Uno dei nostri obiettivi è sicuramente quello di farla percepire sempre di più. Infatti i nostri progetti hanno sempre cercato di, soprattutto su quello che è il versante di Porto Vecchio, anche dare un orizzonte, no? Su quell'area che diventerà un pezzo di città altrettanto importante quanto sono adesso il centro o altre zone. Quindi sì, c'è una parte della società triestina che secondo me è un po' schiava di una ex visione localistica, ma che ormai è anacronistica, perché i tempi dicono, parlano di una Trieste che, soprattutto in questo momento, proprio come città anziana, rappresenta un po' il laboratorio d'Europa, perché tutta Europa sta invecchiando, tutta Europa adesso si porrà il tema sanitario. In una città come anziana come Trieste forse si dovrebbe iniziare a ragionare seriamente di telemedicina e altri strumenti. Insomma, Trieste ha tutte le potenzialità per essere una città laboratorio. Ecco, in questo momento particolare che Trieste vive come il resto d'Italia, eccetera, dal vostro punto di vista può in qualche modo, come dire, compromettere uno sviluppo nei confronti dei giovani, mettiamolo così, che era abbastanza evidente? Ora, è logico che non è che perché c'è la movida in via Torino di sera una città è più a misura di giovani, eccetera. Questo non è il... Certo. Non è, però è anche vero che qualche cosa del genere in ogni caso si incominciava a percepire. Forse era qualche cosa di difficile da raccontare persino, però capivi che c'era qualcosa, capivi che quella movida è appunto il risultato di un'altra concezione della città. Questi due mesi di lockdown, eccetera, a vostro modo di vedere, per quello che è appunto la vostra esperienza e magari proprio per quello che raccogliete dai vostri genitori, dai vostri parenti che magari vivono ancora nelle città di vostra provenienza, che tipo di influenza potrebbe avere sulla città o sta già avendo? Beh, allora, le conseguenze che vediamo dinanzi ai nostri occhi sono quelle più lampanti, ovvero che, come dire, le attività principalmente esposte, come le ha appena evidenziato, la movita e il comparto del divertimento a Trieste, sono i primi che pagheranno le conseguenze di questo fenomeno, che io ci tengo a precisare, se dal nostro punto di vista non è solo, come si può dire, materialmente un problema, ma anche psicologicamente, perché questo creerà secondo noi un problema proprio di ricominciare e ripartire da un punto di vista proprio della vita sociale, e proprio per questo noi abbiamo chiamato questa iniziativa che portiamo avanti adesso nei prossimi mesi Trieste riparte, perché bisogna ripartire e approdare a una nuova normalità. Diciamo che sicuramente dal punto di vista dell'attrattività dei giovani, sicuramente quel lato sarà carente, ovviamente, certo. Però noi crediamo che Trieste, soprattutto per le opportunità economiche, culturali e di posizionamento della città, non perderà l'appeal che ha oggi. Chiaro, i dati parlano già oggi, quelli nazionali, di un calo delle iscrizioni all'università, parleranno di un calo di risorse a disposizione per creare borse di ricerca,
cioè sicuramente ci sarà, si porrà un tema, però che crediamo sarà congiunturale all'emergenza. Certo. Trieste riprenderà il vigore che aveva guadagnato in questi anni e continuerà a portarla avanti, perché è l'evoluzione naturale delle cose che sarà così. Allora, parliamo di Trieste Riparte. Il primo incontro di questo ciclo è previsto già per lunedì prossimo. Esatto, sì. Allora, sì, Trieste Riparte. Allora, com'è nata questa idea sostanzialmente? Abbiamo visto in giro per la città tutti, giustamente, gli enti come voi, media, tradizionali e non tradizionali, che hanno iniziato a usare in maniera prepotente questo strumento delle dirette, che giustamente raccontano l'emergenza e fanno benissimo, perché le persone in questo momento in cui hanno chiuso in casa, se non ci fosse stato il sistema dell'informazione a accompagnare questo momento di difficoltà, sarebbe stato ancora più duro. Noi ci siamo posti però un tema, come è stato sempre nella nostra filosofia, ovvero quello di poi trovare anche la soluzione, le proposte alla risoluzione dei problemi e alle emergenze, perché non creare un'arena di dibattito, un forum in questi mesi post-Covid, nella quale non solo fare un focus sulle problematiche che ci sono e ci sono state, ma anche su come delineare il nuovo assetto che ci daremo a livello sicuramente statale, perché tante cose dipendono dallo Stato, ma anche a livello locale, perché siamo una regione sempre a statuto speciale, quindi tante dinamiche potremmo anche deciderle da noi da questo punto di vista. Quindi il nostro obiettivo qual è? Parlare con tutti i segmenti della città, quelli che possono essere quelli più colpiti, ma non solo, anche quelli che forse spetterà dare delle risposte in tal senso, e trovare insieme a loro, al confronto con loro, delle linee guida da poi consegnare in un secondo momento alle istituzioni come documento di linee guida per il dopo Covid sostanzialmente. E quindi cosa faremo? Parleremo con gli esponenti della cultura, lunedì parliamo con personaggi abbastanza noti, ma non troppo, perché sono figure emergenti, realtà emergenti della città, penso a uno dei responsabili di Hangar Teatri, che è una realtà molto emergente ma molto importante della cultura, diciamo, pop triestina, e con una persona che è un pianista abbastanza affermato a Trieste, che è Luca Delle Donne. Cercheremo di capire come funzionerà la cultura, i teatri. Voi partite proprio, fra l'altro, proprio dalla cultura, che è il settore, credo, con il turismo, sicuramente quello che in questi due mesi soffre più di ogni altro, tra l'altro. Esatto. Noi partiamo dalla cultura perché crediamo che alla base di una rinascita ci sia la cultura, e quindi credo che sia anche il modo migliore per dare il giusto là all'iniziativa. Abbiamo pensato, magari chiamiamo un sindaco, chiamiamo qualche autorità, ma chiamiamo le persone che vivono la carne viva della città, stanno in mezzo ai rioni e nei quartieri, si occupano di tenere viva la città e non se ne possono più occupare, e vogliamo che continuino a farlo invece da questo punto di vista. Parleremo sicuramente con personalità dell'ambito medico, parleremo sicuramente, inviteremo, anzi se ci ascolta magari già lo viene a sapere, inviteremo il rettore dell'Università di Trieste, che è un rettore dell'università, quindi potrà parlare dell'ambito università, ma è anche un medico. Certo, quindi, avrà, sì. Quindi una visione anche più, diciamo, a 360 gradi. Parleremo con gli esponenti del mondo della movida, quindi parleremo anche con loro di questo tema. Parleremo di smart cities e quindi con gli esperti che si occupano di questo tema a livello giuridico e a livello urbanistico. Cerchiamo di toccare tutti i temi. L'obiettivo è quello sempre di uscire in maniera, diciamo, accresciuti da questi confronti, senza declamare solamente le problematiche, ma provando col confronto con le parti sociali che chiameremo e con cui parleremo, trovare delle soluzioni, che è il nostro principale obiettivo. Ci saranno degli appuntamenti fissi, cioè ogni settimana, eccetera, oppure il calendario, allora, non sarà... Il nostro obiettivo era quello di fare in maniera sistematica una volta a settimana. Ci siamo resi conto che, causa emergenza, tante figure non riusciamo a coincidere esattamente una volta a settimana. Il nostro obiettivo comunque è di rimanere una volta a settimana fino a giugno. Quindi fino a giugno. All'interno di questo ciclo di incontri ci saranno delle dirette gestite da persone della nostra associazione con uno o due ospiti dei segmenti della città, più ci sarà un seminario interessante del 3 giugno sul tema delle smart city,
quindi sarà un seminario sempre all'interno di questo ciclo di incontri. La speranza nostra è quella di creare dibattito, discussione, ma poi noi come associazione ci prenderemo dal lato l'incarico di fornire queste linee guida dal nostro punto di vista alle istituzioni. Dal lato ci impegneremo noi come associazione nel creare mobilitazione su dei temi. Io penso al tema del commercio. Il commercio avrà enorme bisogno di un ripensamento se vuole sopravvivere. La movida avrà bisogno di un ripensamento totale, perché questa cosa qui non succedeva da un secolo, di una pandemia globale. E quindi è vero che si potrà combattere con un vaccino, ma non sappiamo quando ci sarà questo vaccino. E quindi un fenomeno che è contagioso, come, cioè più dell'influenza, quasi al 12%, e che ha una mortalità alta, con una malattia grave come il tifo, è chiaro che non è più una cosa gestibile come era gestita altri fenomeni pandemici in passato. Bisogna ripensare tutta la dinamica sociale. E quindi noi vogliamo dare il nostro piccolo contributo da giovani che propongono un modo partecipato di trovare soluzioni. Come si potranno seguire questi incontri? Gli incontri saranno tutti in diretta sulla pagina di Non Progettiamo Trieste, ma di Trieste City Hub. Perché? Trieste City Hub è la pagina Facebook dello spazio fisico che ci eravamo dati come associazione nel mese di novembre. Infatti noi siamo stati tra i primi anche colpiti da questo Covid, perché ne avevamo appena lanciato uno spazio in città, in via Trento 15, con imprese, uno spazio per eventi, co-working. Eravamo pronti a partire, è arrivata la pandemia. Ma non ci siamo arresi davanti a questo, e siccome nella nostra idea Trieste City Hub doveva essere uno spazio anche per discutere della città, lo faremo, ma in forma digitale. Quindi Trieste City Hub da spazio fisico diventa spazio digitale. E quindi saranno condivise lì, quindi potete seguire la pagina Facebook di Trieste City Hub, ma verrà ricondivisa anche da Progettiamo Trieste. Quindi si può andare, le informazioni le troverete su tutte e due le pagine Facebook. Volevo approfittare della tua presenza per farti un paio di domande che riguardano fondamentalmente anche la tua generazione, no? Tu quanti anni avrai? Io, non so. Io ho 25 anni. Ecco, 25 infatti anni. Immaginavo che l'età era quella. Dovrebbe essere proibito avere 25, va bene, insomma, lasciamo stare. No. No, detto da uno che ne ha più del doppio, in questo senso dovrebbe essere proibito avere 25 anni. Però è anche vero che in questi giorni il problema della quarantena, insomma, dello stare a casa, del non uscire, era stato affrontato per esempio dal punto di vista dei bambini, dal punto di vista anche degli adolescenti, che forse, insomma, per certi aspetti poteva sembrare essere la generazione più a disagio in un momento di questo genere, e poi anche, diciamo, di quelli già adolescenti, eccetera. La vostra generazione non è stata presa tanto in considerazione, no? Anche perché è una generazione un po' strana, no? Nella maggior parte dei casi si sta in quella sorta di limbo dove si è finita l'università, chi ha fortuna poi magari trova un lavoro magari ancora non definitivo, eccetera. Insomma, è una generazione strana. Da quel punto di vista, proprio dal punto di vista dell'essere a casa, dell'essere, poi tu hai ancora, se vogliamo, una caratteristica ancora più particolare, che comunque tu non hai la famiglia qui, se ho capito bene. Ecco, no. Che cosa sono stati? Adesso è già un pochettino più, insomma, c'è un po' più di possibilità, però che cosa sono stati questi due mesi? Ma guarda, io tra l'altro io non ho la famiglia e ho iniziato a lavorare durante il Covid. Io durante il Covid ho trovato il mio primo lavoro, ho avuto anche fortuna da questo punto di vista. E ho anche provato per la prima volta l'esperienza dello smart working come prima forma lavorativa. E, guarda, a riguardo ti posso dire che è un tema sentitissimo, perché oltre all'associazionismo locale, io ho fatto anche politica universitaria e sono all'interno anche di circuiti nazionali di rappresentanza universitaria, e non si sente mai parlare di chi o sta finendo università, o chi è uscito e si apre al mondo del lavoro. Cioè, il Covid sembra non aver colpito queste persone, perché li abbiamo visti troppo
un po' più grandi dei più piccoli, che giustamente hanno esigenze, ma neanche troppo anziani o troppo vecchi da avere le problematiche, e quindi passiamo un po' inosservati. Dal mio punto di vista è stato un momento di grande riflessione, secondo me, per i giovani, perché per questa generazione qui ci si è resi conto che ci sono delle sfide davanti che sono fondamentali, e questo enorme tempo davanti, da un lato, ci ha fatto ripensare le nostre abitudini, secondo me, alcune abitudini sbagliate, alcune abitudini anche inutili, ma dall'altro, secondo me, ci ha dato un grosso tempo per riflettere, perché alla fine il virus viene fuori non perché è stato creato in laboratorio, come dice Trump, viene fuori perché è venuto fuori da un paese che vive delle condizioni, per alcuni versi, in alcune aree, condizioni igienico-sanitarie che non sono da XXI secolo, come succede in altri paesi dell'Africa. Basti vedere le crisi pandemiche, più che pandemiche, epidemiche dell'Ebola in passato, quindi non sono cose nuove. Quindi la domanda che secondo me sono posti i giovani oggi è: questo sistema economico, come funziona oggi, questa idea di sviluppo che abbiamo, è giusta? Crea delle condizioni adatte al benessere delle persone? Oppure ci sono delle distorsioni? Secondo me è una questione fondamentale. Oppure la cornice nazionale che interessa oggi la politica e quindi la risoluzione dei problemi basta all'epoca delle crisi pandemiche? O forse non sarebbe giunto il momento di dare più, diciamo, forza al progetto europeo? Perché ci siamo resi conto che i confini nazionali non servono davanti ai virus, passano comunque davanti ai muri. E quindi tutte queste cose, secondo me, hanno permesso una riflessione. Soprattutto non solo una riflessione, ma anche una chiamata all'azione da parte di questa generazione, che non deve mettere da parte quella di prima, quella più anziana, ma deve semmai portarla un po' sulle spalle e spiegargli che alcune cose sono cambiate. Perché questo virus non nasce dal nulla, e nasce, guarda caso, queste pandemie, queste crisi epidemiche si ripresentano con dei cicli simili a quelli delle crisi economiche. Non sarà un caso. Questo è l'altro discorso che si potrebbe intavolare. Oh, poi volevo chiederti invece un'altra cosa. Ne discutevo ieri con un collega che ha pochi anni più. Oh, tra l'altro, chiedo scusa, sono arrivati i dati giornalieri sull'andamento del virus. C'è una buona notizia, insomma, poi bisogna sempre prenderle con: non c'è alcun decesso in più rispetto a ieri, quindi, ed erano praticamente quasi due mesi, insomma, che non si verificava tutto ciò, quindi questa è una notizia bene, che diciamo aspettavamo, la diamo, ecco, voglio dire, non è che significa qualche cosa in più, però è un dato importante, e rispetto a ieri i contagi in più sono 9, se ho letto bene, sì, 9. Allora, c'è questo grosso problema, appunto, che voi avete anche individuato, della cultura e dello spettacolo, che con tutta probabilità aprirà per ultimo, insomma, tornerà per ultimo, certo, quantomeno. E tornerà forse per un primo periodo difficilmente con le modalità a cui si era abituati fino ad adesso. Una cosa che a me incuriosisce, e poi ieri ne parlavamo anche con altri ospiti in trasmissione, è come la vostra generazione eventualmente potrebbe sfruttare le possibilità che il cinema passi in piattaforma, perché è anche abbastanza palese che se la cosa non dovesse sbrigarsi in tempi, come dire, in tempi relativamente brevi, le case di produzione potrebbero decidere: sai cosa? Li mettiamo in piattaforma, li facciamo pagare più o meno come il biglietto del cinema e vediamo che cosa succede. Io non sono molto favorevole all'idea romantica che il cinema si veda nelle sale, perché posso pensare che un ragazzo che ha la possibilità di vedere un film a casa possa utilizzare questa possibilità, insomma. Certo, certo. Voi come la vedete? Ma guarda, noi da questo punto di vista siamo, diciamo, aperti a delle visioni miste, nel senso che noi crediamo che comunque la dimensione culturale in presenza non sia la stessa cosa della dimensione culturale, certo, in forma telematica.
Quindi infatti noi ci impegneremo in tal senso per supportare soprattutto le realtà emergenti, ma non solo, del mondo della cultura a Trieste, per capire come ripartire. Perché queste persone vivono comunque, soprattutto la parte teatrale, vivono di spettacoli. E lo spettacolo, sì, si può fare telematico, ma non è lo stesso. Per quanto riguarda l'ambito cinema, sicuramente può essere un'ottima opzione, perché chiaramente io penso a una città come Trieste universitaria, piena di giovani che vanno ogni sera al cinema, è evidente che se non si creeranno le condizioni perché si possa avere una presenza di centinaia e centinaia di persone in una sala di cinema, può essere una buona soluzione quello del fornire in piattaforma, con la postilla chiaramente che secondo noi comunque dobbiamo entrare sempre di più nell'ottica, e senza essere visti come irresponsabili, della convivenza con il Covid. Certo. Perché la storia dell'uomo è fatta di convivenze con dei fenomeni come questi, e quindi la possibilità di uscirne vivi e più forti di prima passa anche da questo modus operandi. Quindi capire come comunque ritornare il prima possibile a viverli in presenza questi momenti. Poi chiaro, è una cosa che si affianca e potrebbe anche rimanere in futuro. Sì, sì, potrebbe esserci addirittura una doppia... Una vieta che, anziché andare al cinema in viale 20 settembre, quella sera rimango a casa sul letto a guardare il film. Come no? Certo. Allora, siamo già in chiusura. Allora, io ricordo che il primo appuntamento con Trieste Riparte si potrà seguire sulla pagina Facebook di Trieste City Hub a partire dalle 18 di lunedì 11 maggio. Gli ospiti saranno Luca Delle Donne e Marco Palazzoni. Grazie ad Emanuele Cristelli per essere stato con noi, buon lavoro, ci risentiamo quando avete voglia di chiacchierare. Grazie a te Alberto, ci vediamo e grazie agli spettatori. Grazie a tutti, chiudiamo questa puntata, ci vediamo con Trieste in diretta lunedì prossimo alle ore 17.30, la nostra diretta ritorna alle ore 19.30. Questo spazio è realizzato in collaborazione con Fondazione CR Trieste.